fare il bellino. Se va male io ho detto, se va male io l'ho detto, sindaci, oggi vi porto, vi do 24 ore, riflettiamo, perché non voglio consigliarvi male, fare responsabili, perché nel 2010 il sottoscritto mi chiamarono, ero piccoletto, pure io mi disse, oggi qua è un casino, come state messa, sa? Io facevo il membro del CIS, 100 milioni di euro, oggi ci stanno 20, gli ho detto che qui abbiamo deciso di chiuderla. No, dai, tu puoi fare responsabile, c'è una questione sociale, mi chiedevano una questione sociale, la gente non poteva, dice dove vanno le 300 persone, anzi erano 350, riduciamo a 300, ok, facciamo un piano di mantenimento perché ci vogliono 10-20 anni per recuperare lo sfascio che abbiamo fatto e oggi diciamo che succede lì dopo 4 anni, allora vi do 24 ore, sindaco, perché cioè, non voglio che tu sarai un delinquente perché hai fatto fallire, dice fra 4 anni. Presidente, chiedo solo una cosa. Sì. No, io voglio la responsabilità. Vorrei, perché vorrei che i nostri diciamo, relatori non rispondessero, sì, sì. Perché è già iniziata male con la questione della stampa, hanno sbagliato l'altra volta e continuiamo. Sì, però Gianluigi, scusa Gianluigi, dobbiamo dire la verità. Se qui volete fare, io 24 ore convochiamo a Stefania sui camionisti e poi lo raccontate voi alla gente, ai suoi cittadini. Perfetto, ogni sito vuole riparare. Io rispondo un attimo perché dice che sono stato neanche nelle prologo. Presidente, ho chiamato quella sera alle 10:30 di non venire perché i conti non li so fare, che non arrivavo al numero legale. Ho chiamato, sì o no? Ho chiamato Giovanni. Vabbè, comunque questo è il primo dato, però siccome sento la società va male, io l'ho detto pure io che mi avete lasciato la società con 100 milioni di euro di debiti, il sottoscritto viene a fare sempre il risanatore e sono stufo. Allora facciamo una cosa, ai sindaci che sono responsabili, li chiamo così, ai sindaci responsabili, perché domattina andate in assemblea tutti in liquidazione e poi andate, oppure fate le persone serie, i populisti non li voglio sentire, se vogliamo fare i populisti li facciamo pure noi, va bene, oggi ci facciamo la finestra, avete, raccontiamo la storia tutti quanti, se no dico Diego è un folle che dice nel 2010, da Putti un altro folle che diceva state messi male, perché qui sembra che oggi tu sindaco di Arezzo fai il sindaco al ruzzo che hai combinato, e non è così, tu sei arrivato qui e lui è venuto a votare il bilancio per responsabilità, con responsabilità del passato. Se lui dice che io non c'entro nulla, ve li pagate i debiti, fate quello che volete. Allora se vogliamo fare responsabili va bene. Se continuiamo ancora oggi a dire io la vedo messa male, è normale. Come sta sto ruzzo? Dal 2010-2011, poi l'ha cristallizzato il commissario Caputi nel 2012. Quello che io dico, io non voglio, perché se volete far passare, che io l'avevo detto, non ci sto. Perché io sti giorni che faccio? Mi faccio il giro per tutti e 47 comuni e racconto che cosa ci hanno lasciato in Russia. E se volete parlare ancora italiano, no. Abbiamo invertito la rotta, sì o no? Questa è la domanda che faccio adesso. Stiamo mantenendo. Chiara, la faccio come dire, da persona che ha digiuno di, diciamo, di questioni contabili e manageriali aziendali. Sapete che ti dico, sapete che la tariffa aumenta l'altra volta? La sai sta cosa? L'ho detto pure a te. Avete chiamato i vostri politici a dire ci date 1.000.000 per coprire questi costi che per. No, questo è, vi chiamo qui. Lo dovete sapere, cari giornalisti, qua la tariffa aumenta sempre per colpa di terzi e nessuno fa nulla. Invece facciamo qui, la colpa non è mia. Io non ci sto. Allora dico ai sindaci che ho chiesto la responsabilità, riflettiamo insieme e poi facciamo pure noi. Io l'ho detto. E tutti quanti, e lo devo sapere, sia la Ruzzo, la Regione, perché io affare che mi devo prendere sempre responsabilità, è 5-6, e fate, ma io l'ho detto, non ci sto più, ma basta ragazzi, o fate i responsabili come lo fanno gli altri, oppure io nel 2010 devo fare come avete fatto voi, facevo, io non voglio perché è normale che aumenta la tariffa, per sostenere 100 milioni di euro di debiti, come lo mangiamo? Facciamo una cosa, anzi, faccio un'altra assemblea. No, lo so, lo so che vuoi dire, lo so già. Lo so, non è così. Lo so, non è così.
lo so, posso precisare, non è lo così. Sempre così, lo so che è così. No, noi lo faccio sovrapponiamo sì. Due ruoli, sì. Non ne veniamo a capo. Lo so. Allora, questa è l'assemblea. Lo so. Dei però sono sindaci dell'assemblea del Lazio. Lascia aperto, è un altro discorso. Allora, questa è l'assemblea dei sindaci che hanno affidato il servizio idrico integrato a una società, la quale società è pubblica e i soci sono una parte dei sindaci affidatari, ma sono due momenti separati, distinti. Allora, i problemi della società se li vede l'assemblea della società. Non c'entra niente Ersi, non c'entra niente Lassi. Allora, lì ci sono dei problemi, vanno risolti in quella sede. Se la società, se i soci dicono a una SPA devi rivedere il piano all'organo amministratore, devi rivedere il piano industriale per correggere delle disfunzioni, i soci sono quelli che comandano, perché i soci dalla sera alla mattina possono revocare il consiglio d'amministrazione che hanno eletto, ma quello è un discorso societario. Cosa diversa è l'assemblea che per legge affida il servizio. Noi facciamo il controllo come Ersi per conto dei sindaci, per conto dei comuni. Quindi in questa sede che cosa possiamo dire? Nel 2023 scade la convenzione di affidamento. Come fate voi sindaci dell'assemblea ad affidare il servizio per altri 20 anni, quanto saranno, a una società che è delotta? Grande problema, grande problema. Allora, mettiamoci tutti quanti, ognuno per il ruolo che ricopre, intorno a un tavolo e distinguiamo, perché se no non se ne esce. Se cominciamo a tirare chi la dice in un modo, chi la dice in un altro, si fa una brutta fine. Allora, per piacere, decidiamo qui cosa fare come ente affidatario. Ente affidante, non affidatario, scusate. Che è l'assi e si decide di dire ai soci, che sono le stesse persone, quasi le stesse persone, andate all'assemblea della Luz e fate un programma, stilate un programma di come risolvere le problematiche. Purtroppo è così, non c'è altra possibilità. Abbiamo già presidente, prego. Prima cambio c'era Vincenzo e poi tu. No, solamente per dire che il peggior presidente della Provoca non avrebbe fatto una cosa del genere. Io chiamai per dire non ci sono. Poi qualcun altro ha chiamato loro a dire questo non ci capisce nulla il presidente, avremo la maggioranza.